fosse una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste stanca tu. Pensi solo per te. No, ragazzo, no. Bene, signore e signori, buongiorno a tutti e benvenuti. Benvenuti a cosa? A quello che, come ogni anno, da un po' di anni a questa parte, trova tutti quanti voi riuniti e sempre più numerosi per il Magico di San Felice. Quest'anno è dedicato alla pop art, come avete potuto leggere su tutti i materiali informativi che avete avuto a disposizione, ma anche se avete avuto occasione di dare un'occhiata in giro agli allestimenti che abbiamo fatto e abbiamo realizzato. Quindi la pop art, periodo storico, il periodo storico è quello che va dalla fine degli anni 50, i primi anni 60, diciamo la parte più interessante arriva fino ai primi anni 70. È un movimento che raccoglie in sé tantissime forme d'arte nelle sue espressioni e a volte anche non a ragione, insomma. Quindi andiamo dalla classica icona, che è quella che poi abbiamo visto realizzata nei nostri piccoli gadget, che è Andy Warhol, no? L'artista icona della pop art. Però negli allestimenti che siamo andati a fare e a realizzare abbiamo cercato di dare delle citazioni a tanti altri artisti che hanno caratterizzato quel movimento. Quindi andiamo da Roy Lichtenstein con il classico fumettone, ma Seagal, Hopper, arriviamo addirittura all'action painting, alla Pollock, anche se non è proprio aderentissimo alla pop art, però il movimento del periodo è quello, arrivando fino all'artista giapponese di cui adesso, scusate ma la stanchezza gioca brutti scherzi, non ricordo il nome, ma che lavora con i Bois e lavora sulla mimesi di soggetti su fondo della stessa impostazione cromatica e geometrica. Quindi insomma troverete diversi spunti. Io adesso mi sto riferendo, scusate, al pubblico tutto, ma do uno sguardo privilegiato ai fotografi. Quindi avete veramente degli allestimenti molto differenziati tra loro. Ci saranno anche citazioni per quello che è tutta la parte di costume, di società, la moda, quindi andiamo dal Piper italiano, toccando anche i figli dei fiori, la Flower Power, come potete vedere come mi sono conciato, e arrivando anche alle casalinghe disperate e anche a forme astratte di costume che appunto riprendono invece opere d'arte. Tutto questo grazie chiaramente all'amministrazione che continua a credere in questo progetto, grazie a tutta la marea di volontari che hanno realizzato tutto quello che andrete a trovare come allestimento scenografico, e vi assicuro che sono mesi e mesi di lavoro, grazie soprattutto ai nostri attori e alle nostre attrici che sono pronti dietro per la partenza. Io a questo punto non voglio tediarvi ancora di più, lascio i ringraziamenti ufficiali chiaramente. Io ho fatto quelli sentimentali. Buono spettacolo. E adesso passo la parola al signor Sindaco. Grazie. Molto bel momento, perché sono ovviamente i ringraziamenti di Marco. Un grazie a tutti voi intanto di essere qui a San Felice in questa giornata di festa. Un grazie a Marco per questa edizione, per aver curato questa 14ª edizione, e ovviamente l'occasione è ghiotta perché è qui davanti a me. Un grazie a Mario Lassalandra perché di queste edizioni ne ha curate tantissime, quindi un affettuoso abbraccio e un ringraziamento a lui per essere qui oggi. Un grazie a tutti quelli che hanno lavorato, e sono tantissimi, vedrete anche gli allestimenti in paese che sono particolarmente curati, e quindi i volontari ci hanno dato dentro davvero tantissimo. Un grazie agli attori, ovviamente, ai fotografi, al fotoclub col quale abbiamo, diciamo così, organizzato questa giornata, e un in bocca al lupo per questa giornata. Un grazie anche ad un uomo che su questa vicenda ci mette sempre il cuore, che è Alfredo Reggiani, che coordina sempre i lavori di tutti. Un in bocca al lupo a voi, una buona giornata e un buon divertimento. Si inizia! Thank you.
gira come fosse una bambola. Poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te. No ragazzo, no, no ragazzo, no. E tu sei a...
Oh,